Maria, ci racconti come ti trovi con la doccia aperta e il legno a pavimento, B con la ceramica colorata? Allora, per la questione della doccia è sufficiente mettere un tappetino di una dimensione coerente con il piatto doccia all'esterno dell'entrata e quindi i vari schizzi che magari poi durante l'utilizzo della doccia escono vanno a finire sul tappetino, quindi è semplicemente il tappetino che fa da schermo, poi lo si rimuove e si cerca di non lasciare il pavimento bagnato se c'è qualche altro schizzo, quindi dal punto di vista manutenzione è molto semplice utilizzarla. Bene, la ceramica. La ceramica del colore opaco e anche quella ha una manutenzione pressoché inesistente, quindi come qualsiasi altro tipo di ceramica, quindi non è delicata, non è, essendo smaltata, ha le stesse caratteristiche di una ceramica lucida. Sicuramente è stata scelta per il bagno ospiti perché è quello che viene utilizzato un po' meno, quindi anche nella vita quotidiana non è così massivamente utilizzato, però io non ho fino ad oggi riscontrato problematiche nella pulizia.